Questo programma è presentato da Davanje Mauri Faber. Realizza il tuo gioiello, un sogno che diventa realtà. Evolution Bikes, il centro più grande del sud Italia per gli amanti del ciclismo. Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti a Una vita da Miss Vesuvio. Siamo a Nola, sede della nostra finalissima 2024, ma prima di cominciare vediamo com'è andata lo scorso anno. E adesso siete pronti a conoscere le nostre Miss finaliste? Cominciamo! Buonasera a tutti, sono Adeline, sono 16 anni e vengo da Sant'Antonio Abate e sono la Miss Vesuvio Santa Anastasia 2024, vinta il 21 luglio 2024. Che dire, il momento della vittoria è stata un'enorme sorpresa per me, anche perché a dire la verità sono una persona che si butta giù molto facilmente, anche se cerco di mettercela tutta in ogni minima cosa che faccio, qualsiasi. Quella sera ho gareggiato con tante belle ragazze, bellissime ragazze, infatti appena hanno nominato il mio di nome sono rimasta abbastanza scioccata, ma sicuramente tanto felice. Come si stava dai miei genitori e mia a osservarmi e guardarmi. Nella vita vado ancora a scuola e studio, frequento il Marco Bonino di Torino a Castellammare, nello specifico sono indirizzata nel tecnico turismo, quindi in questa anni lavoro in inglese, spagnolo e tedesco. Per il resto non provo lo sport, ma mi piace molto andare a fare due camminate sia la mattina presto che la tarda sera. Come obiettivo principale è quello di realizzarmi, avere un lavoro stabile e di non dipendere da nessun tipo di persona, né tantomeno da un uomo, soprattutto da un uomo. Aspiro di diventare una futura modella e mi piacerebbe diventare una giornalista sportiva, quindi nel campo sportivo, oppure ancora diventare una stilista. Per dire la verità, molto il mondo dei bambini, li ho sempre adorati, davvero, io appena vedo un bimbo piccolo, una bimba piccola, di là nel senso, cioè io mi innamoro, mi sciolgo. Mi sono sempre trovata molto legata a questo tipo di mondo. Per il resto, in famiglia siamo, la famiglia è composta da 5 componenti, me, mio padre, mia madre, mio fratello e mia sorella. Io sono la più piccola, quindi diciamo la principessa della casa, probabilmente. E mia sorella si chiama Giusy, ha 24 anni, mio fratello ormai 22,
e poi ci sono gli ore con 12 anni. Come legame siamo molto uniti, siamo una famiglia molto unita, ci vogliamo tutti bene, siamo ognuno alla spalla dell'altro e provo profondo bene a ognuno di loro. In particolare a mio fratello, perché fin da piccoli abbiamo avuto sempre questo legame molto attaccato, ci siamo rivisti in ogni cosa, anche la più piccola, anche per sciocchezze, ci capiamo al volo quando uno sta male, subito lo capisce, anche solo dal proprio sguardo. E davvero voglio un gran bene a mia sorella, ma mio fratello è mio fratello, ho sempre avuto questo particolare attaccamento a lui. Per il resto siamo una famiglia unita e ci vogliamo bene, come giusto che sia. Pregi e difetti nel mio carattere, oddio, allora, come pregi posso definirmi una persona molto solare, simpatica, genuina, cerco sempre di mostrarmi aperta a tutti, di fare conoscenza con tutti, se vedo una persona mi sento sparca, cerco sempre di far entrare tra il gruppo, di farla parlare, su questo me la cavo abbastanza. Ma come pregio principale direi di essere una ragazza molto buona, anche se in questa volta gioco molto anche come difetto, perché al giorno d'oggi le persone se ne approfittano, le persone se ne approfittano. E quindi diciamo che la bontà, la mia bontà può essere messa sia con pregio che difetto. E nulla, poi per quanto riguarda i difetti, molto permalosa, anche forse fin troppo qualcuno direbbe, e me la prendo su ogni cosa e mi butto giù facilmente, come ho già detto inizialmente. La passione per la moda è nata fin da piccola in realtà, cioè fin da piccolino ho sempre amato quelle sfilate, quelle canzoni belle su cui le modelle sfilavano. E in realtà ho sempre guardato Victoria's Secret, ho sempre amato quelle modelle belle alte, con quei vestiti tutti lucidanti, colorati, sbrigati così, ho sempre amato quello della moda e tutto quello che facesse la moda, quindi la sfilata, fotografie, tutto, ogni cosa. Quindi mi piacerebbe portare avanti questa passione. Cosa mi aspetto come finale del 24 di Gesù? Beh, allora chiaramente mi aspetto di vincere, anche se come ritiriamo già il ballo, ancora il ballo, che il mio difetto è quello di portarmi sempre giù, non ho già capito che io possa accedere alla faccia principale, cioè nel senso. Io lo spero molto da me stessa e sarei davvero grata e felice di quella vittoria. Lo dedicherei sicuramente a mia mamma, che ormai non c'è più, ma sempre con me, che sarebbe felicissima di tutto quello che sto facendo fino ad ora, tutti i traguardi che sto raggiungendo. E nulla, smetto di parlare di lei perché se no comincio a piangere. E però chiaramente mi farebbe piacere, anche se è tutto da vedere, tutte le altre miss in gara sono stupende, quindi io auguro buona fortuna a tutti. Però del resto fino ad ora mi sto divertendo, quindi questo è l'importante. E nulla. I know that you want it, come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Perdetevi le altre puntate per conoscere tutte le finaliste 2024 e adesso vi lascio con la nostra rubrica di valorizzazione del territorio, Campania in pillole. La fondazione di Benevento, secondo la leggenda, risalirebbe a Diomede, esatto, proprio l'eroe della mitologia greca. Egli avrebbe infatti fondato la città successivamente alla distruzione della città di Troia. Sebbene all'estero tutti traducano Benevento con good wind, buon vento, il vero significato del nome è un altro.
Dopo la sconfitta subita dai Romani, la città venne da loro rinominata Maleventum, dal latino male evento. Ovviamente i Sanniti, in netta inferiorità numerica, vennero sconfitti in un secondo momento. In seguito alla vittoria latina, il nome della città venne mutato in Beneventum, ossia Bene Evento. Durante il periodo romano, Benevento fu una città molto importante a livello commerciale, data la sua posizione lungo il percorso della famosa Via Appia che portava a Roma, collegando la capitale alla Puglia. Benevento è conosciuta come città delle streghe, che in dialetto vengono chiamate Janare. La leggenda nasce durante il periodo longobardo.